Buongiorno, oggi volevo parlare di beauty routine, sono direttamente, facciamo beauty routine, parliamo anche del fatto che quando noi vogliamo qualcosa nel nostro corpo possiamo sempre cambiare, perché molte persone si svegliano la mattina, io sono totalmente appena svegliata, legato i capelli, appena svegliata no, ma non c'ho il trucco addosso, c'ho ancora la crema che ho applicato ieri sera, perché la sera uso dei oli, al contrario di quello che pensano molte persone, l'olio la sera poi si assorbe, adesso c'è una patina o pattina sulla mia faccia, però è il nutrimento migliore per la notte, perché poi alla fine faccio un massaggio la sera per la pelle, che drena, le vie linfatiche, che rilassa le contratture muscolari e che ci aiuta anche con proprio... Con questa face gym che sto facendo su Now, spero che anche voi state notando una faccia proprio più riposata, specialmente la mattina, perché ci guardiamo la mattina e ci diciamo, beh, quella famoso wow, ho dormito bene, ho dormito male. Però la verità è che se mi faccio la mia beauty routine la mattina e la sera, perché sono diversi, noi possiamo avere un aspetto sempre molto più fresca. Allora, c'è un po' di residuo di... qual è la beauty routine? Ovviamente usiamo sempre un bifasico, ok, lo giro così. A me piace Garnier, però perché comunque costa giusto e non è aggressivo. Il bifasico ci permette comunque di struccare gli occhi e si tampona, non si strattona. Tamponare, non strattonare, perché io purtroppo, specialmente con il trucco televisivo, io mi trovo che mi devo struccare anche 4 volte. Sei proprio sempre là, strucco, 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 strucco. Uso anche, aspetta, dove è andata la mia, anche l'acqua micellare. Facciamo un primo passaggio di acqua micellare, allora, struccante per gli occhi e poi un'acqua micellare per il primo passaggio, ma non è abbastanza, non possiamo usare solo acqua micellare. Questo è un altro, l'ho trovato ad Auchan, prezioso argan, bomba, mi piace da morire. E qua, sempre da basso verso alto, andiamo. Adesso io sto, diciamo, portando via i miei prodotti di ieri sera. Acido ialuronico, questo è un nuovo prodotto che sta arrivando, lo sto producendo, fra qualche settimana arriverà, e 3 pesi molecolari di acido ialuronico. Acido ialuronico ha diverse misure molecolari, e che vuol dire, ok, adesso vi voglio far vedere in che velocità questo prodotto si assorbe. Più si assorbe velocemente un prodotto, non so se riuscite a vedere, più vuol dire che sta penetrando in profondità di darti risultato, che okay? Ho messo pure tanto per la mano. Però mentre vi parlo, lo lascio qua, vedrete che questa si asciuga nel battibaleno, che vuol dire si sta assorbendo nella pelle a 3 livelli, 3 pesi molecolari, magari uno come la pallina, non so come spiegare, come una setaccio, si dice setaccio, così uno si ferma a livello 1. Uno scende più in profondità, livello 2, e uno scende proprio in profondità. L'acido ialuronico è una molecola per le pelli più maturi o le pelli che sono state particolarmente messe sotto dura prova in estate, perché il sole, il fotoinvecchiamento, il salsedine, le disidratazioni che succede in estate fa sì. Ma vedete che sta già asciugando? È quasi già asciutto neanche. No, guarda, qua è asciutto, ragazzi. Si sta già asciugando, in 30 secondi o un minuto sparisce. Qual è il problema delle creme che ti danno questa sensazione che ti curano, ma non ti curano? Che se ti mettono le cere, no? Parafini o parabeni dentro la crema, in pratica quello che fanno è fanno una finta, ti danno una sorta di patina sopra, però occludi i pori. A un certo punto cominci a sudare, cominci ad avere i comodoni che sono brufoletti. Vedete, è andata. Vedete? La mano è asciutta. La mano asciutta e ti dà l'acido ialuronico. Questo sta arrivando. Così, ieri sera ho utilizzato 3 prodotti prima di andare a letto: bave di lumaca, acido ialuronico, 3 pesi molecolare. È un olio di argan, sto creando anche un olio di rosa meschetta che è vitamina C pura, che va utilizzato la notte, solo la notte, perché la vitamina C dobbiamo stare attenti con l'esposizione al sole. E la sera lo spalmo e faccio il mio massaggio o con il mio washa o con le mie mani proprio per drenare
le vie linfatiche. Allora, il nostro derma roller viene fatto la sera e fra poco te lo faccio vedere oggi, te lo faccio vedere, lo faccio il mio trattamento con derma roller, ma ricordate, non lo facciamo la mattina. Io oggi non devo truccarmi, non devo andare al lavoro, così me la posso fare e non ne sarò fuori sotto il sole se lo posso fare, ma la verità la derma roller facciamo la sera così. Dopo che ci siamo tolto il residuo del trucco della sera prima e utilizziamo magari un'acqua miscellare delicata, sempre questo è l'argan, passiamo al detergente. Noi abbiamo detergenti che possono essere più di sera e più di giorno, cioè diversi. Ho questo di Antipods, che è molto buono, che è un gel cleanser. E poi, purtroppo, ho dovuto travasarla per andare in aeroplano, perché ce l'ho comprato a Fuerteventura. Questa è The Kills, a base di canapa, bomba, mi piace da morire, mi piace anche, mi sa, canapa tipo salvia o rosmarino, molto piacevole, e di Kiehl's ho preso anche questa maschera per i pori, lo uso solo la sera però, perché questa può seccare un po' la pelle, è una pasta bianca, non so se riuscite a vedere questa pasta bianca, lo uso solo la sera per i pori del naso, per i pori della faccia, e lo lavo, è anche leggermente granulare e fa un'esfoliazione la sera. Ricordiamo, lasciamo tutto quello che è più aggressivo di sera, perché così abbiamo tutta la notte per mettere in posa oli nutritivi. Lo so che molti pensano che l'olio ti crea una pelle grassa, non è assolutamente vero. Ho dormito con olio, questo olio era in faccia mia ieri sera. No, scusami, questa la usavo, questa è la mia peptide di avena, che vanno molto in mia crema, era pazzesco. Allora, dopo che hai fatto il lavoro della vostra acqua miscellare, comunque anche una bella detersione, adesso stamattina sto usando questo, che sarebbe a canapa della Kiehl's, profumo pazzesco, e sono prodotti molto naturali, perché anche Antipods è tutto prodotti naturali, una linea pazzesca che ci aiuta a tenere la pelle lontano da tutto quello che è sintetico. Proviamo di stare lontano più possibile. Allora, a volte il sintetico serve perché quando non è sintetico, quanto ogni tanto qualche molecola che potrebbe apparire, ma più che altro è per mantenere lontani i batteri delle creme. La verità è questo. Ok. E ci subiamo tamponando. Allora, adesso vi faccio vedere. Il beauty routine passerebbe ovviamente un contorno occhi, perché contorno occhi è molto importante. Poi un siero, per il mio siero ritorno sulla mia bava di lumaca, e poi tornerei a fare una crema proprio pasta bianca, perché comunque una pasta bianca ti aiuta a avere un'idratazione importante. Ma vi ho permesso di farti vedere derma roller. Questo è un lifting a portata di mano, è un prodotto che ci sarai anche strabiliato di quello che può fare per la vostra faccia, perché questi aghetti, aspetta, fammi vedere se riesco a farti vedere. Io sto guardando nel posto sbagliato, no, se devo guardare là, ok, comunque questi aghetti, ok, sono 540 aghetti di titanio, vanno disinfettati, l'ho già disinfettato prima di cominciare, mi raccomando, non prenderlo mai, ma poi mai, e lo applichi sulla faccia sporca, la faccia non deve essere sporca, non devi avere lo smog, perché se io passo questo con lo smog in faccia, o il trucco in faccia, o lo sporcizio anche soltanto del sudore in faccia, lo faccio penetrare di più in profondità, e poi mi troverò con le bolle. Se io non disinfetto queste, ragazzi, stesse identiche cose, potrei poi il giorno dopo trovare bolle anziché altro. Questo è un ago molto sopportabile per l'uso di casa, perché è un 0,25, che vuol dire altamente tollerabile. Allora, non so se vedi o non vedi la mia naso labiale, perché questi aghi creano microfori e noi dobbiamo fare una mappa facciale di 10 passaggi a zona, ok? Conti fino a 10 e lo sposti,
vado un po' più veloce perché è mattina, ripeto, Jamarone lo facciamo la sera, però io traccio una vera e propria mappatura lungo la mascella andando sempre verso alto, ok? Faccio prima verticale e poi faccio orizzontale. Fai piccoli pezzi perché puoi anche orizzontalmente spostarlo. Non provare di fare gli striscioni lunghi perché rischi di fare aggravare o aggravate, mi viene in inglese, a dare fastidio alla pelle, ok? E continuo a tracciare tutta la zona, ok? 10 per zona, 10 per lato, non devi neanche fare di più. Non pensare, ah, se io faccio 20, allora avrò più risultati. No, con la faccia, con la pelle, con i muscoli, con il peso, con il metabolismo, gli devi dare tempo al tempo. Cioè, il corpo adatta sempre, ma più ag sono aggressiva al mio fisico, alla mia pelle o al mio metabolismo. Per esempio, io stavo proprio parlando ieri con una persona che mi ha fatto un sacco di domande sui miei integratori, dicendo: ah, ma mi agisce sul tiroide, mi agisce quasi? E ho detto no, perché io preferisco darti risultati magari in qualche settimana in più, anziché sfalsare il sistema. E poi, che cosa è quello sfalzo il sistema? Non è una cosa che posso mantenere senza quella sostanza, giusto? È come se ti do una barca a motore per andare a fare sci nautico, no? Ti do la barca sci nautico, stai sciando, tolgo la barca e tu non riesci a fare sci nautico senza quello traino, giusto? Che andresti nell'acqua. Se io ti do una metà, cioè perché ci sono delle molecole che io chiamo schiccherose, ok? E le molecole schiccherose sfalzano il tuo processo, diciamo, endogena, e poi che cosa succede? Succede che tu non puoi più vivere senza. Invece, se io uso fitoterapici che semplicemente sono coadiuvanti o semplicemente sono prodotti che aiutano il tuo metabolismo a riattivarsi in modo lineare, naturale, come caffè verde, come foscolina, come la garcinia e cambogia, come il glicofenbe, che ce l'ho dei prodotti pazzeschi, che cosa succede? Potenziano, non sostituiscono, potenziano. Se la tolgo, è come un deltaplano. Allora, il deltaplano senza motore, salto, che cosa sostiene? Il vento. E così anche il deltaplano, qualcuno lo tira, poi lascia, a questo punto lo traino se ne va, ma riesce ancora a volare, ok? E il deltaplano vola, 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 torna e si atterra. E voi con il mio integratore avete la possibilità di avere un traino così, avete un aiuto che poi ti aiuta a partire, avere sostegno. Quando lo togli le molecole, quando fai un washout, comunque voli per un paio di mesi. Io personalmente aspetto, quando io vedo che di nuovo si comincia a rallentare il metabolismo, ritorno per il mio caffè verde, per esempio. Ok, stessa cosa anche per la fronte. Sto passando, dovrebbe essere 10 e 10 e 10 e 10 e 10 su ogni zona, tracciando una mappa, perché quello che stiamo provando di fare è fare microfori con il nostro dermaroller. Dermaroller fa microfori come fare il laser. Se tu guardi, io ho fatto i trattamenti di laser, mi piace, io faccio tutti i trattamenti per voi per vedere che cosa funziona, non funziona il laser, funziona da morire. Il problema è che costa tanti tanti soldi, e quando tu vedi la faccia vicino vicino vicina, vedi adesso è un po' rossato, poco poco rossato, ma non c'è fori, non c'è sangue, non c'è, capito? È una cosa da casa. Se vuoi fare una cosa più aggressiva, perché ci sono dermaroller che producono fori, che producono sangue, si chiama Vampire Facial a New York, va fatto solo ed esclusivamente con i professionisti, non lo fare a casa. Non so come posso rispettare queste cose. Se il lago è troppo lungo, potrebbe essere troppo aggressivo. Quando abbiamo finito la sera il dermaroller e non la mattina, poi ci possiamo applicare un prodotto lenitivo, un prodotto che è dolce, un prodotto che non è aggressivo, né uno scrub, né nulla che ti potrebbe aggredire ulteriormente la vostra faccia, perché l'abbiamo aggredito con la Dermaroller, e la potete anche passare sul collo. E poi io sto mettendo bavero di lumaca e acido ialuronico, bello tranquilli, perché entrambi sono molto, cioè non entrambi,
idratante, l'acido ialuronico e la bava di lumache è un cicatrizzante, perché tecnicamente stiamo innescando il processo di cicatrizzazione del nostro corpo, ma talmente su una scala nanometrica, talmente su una scala minuscola, le fibroblasti si stanno attivando e ti fa una tirata nella faccia. Noi non dobbiamo fare dermaroller tutti i giorni, lo possiamo fare una volta a settimana, magari la prima settimana, due volte a settimana, ma non farlo tutti i giorni, perché non serve tutti i giorni, perché come un allenamento, non è che io vedrò la tonificazione del mio allenamento di oggi, domani, oggi, poi fra una settimana o fra tre giorni mi rileno quel gruppo muscolare e poi fra tre settimane o 10 giorni, in caso con dermaroller 10 giorni, troveremo un miglioramento. L'altra cosa che è calendula, questa è una crema che l'ho presa a Fuerteventura, che si chiama Botton de Luce, da una erboristeria, e la calendula è molto lenitiva ed è una cosa, se tu hai un rossore o qualche cosa, c'è un'altra maschera che mi hanno regalato a Kiehl's, è calendula e lime, me l'hanno regalato, aloe, calendula aloe, questa è un'altra maschera che noi possiamo mettere tranquillamente, perché aloe è un altro cicatrizzante, calendula è una lenitiva che ti rilassa la faccia. E io ti sai che ti dico, facciamo una bella impacco, tanto che siamo qua, e mentre andiamo passerò dall'altro computer, perché voglio parlarti anche del metabolismo, perché beauty routine è una cosa che, perché devo lavorare, quando io lavoro faccio spesso le maschere, mi incremo e poi sto di fronte a quando siamo, specialmente a casa, stiamo facendo smart working, possiamo anche farci un beauty routine a casa, perché no? E andiamo di là, perché voglio farti vedere un po' di cose per la beauty routine del vostro metabolismo, che ricordate che il corpo risponda sempre e noi abbiamo la possibilità di iniziare, di avere sempre un risultato. Adesso cambio l'inquadratura, vediamo, abbiamo... tolgo questo, mi sentite? Ok, questo lo cancello, così smetto di fare un feedback pazzesco. Eccoci qua, buongiorno. Come state ragazzi? Ci siamo. Allora, io ho fatto un nuovo girato che volevo farvi vedere per quanto riguarda il metabolismo. Siete tornati dalle vacanze, siete tornati magari dall'estate. Molti di voi avete messo la testa sotto la sabbia dicendo fa troppo caldo, non mi alleno. E voglio pensare solo alle vacanze. In più c'era stato il lockdown che ci ha stressato tantissimi. E tante persone hanno detto mi merito un relax. È vero che ti meriti un relax, ma è altrettanto vero che se rilassiamoci troppo, poi ci torniamo all'inizio da dove siamo partiti. Ok, così. Se io voglio, anch'io ho preso un relax, ho mangiato molto più gelato, perché adoro gelato è il mio dolce preferito, ho mangiato più pizza, ho mangiato tutte cose, e sono tornato dalla vacanza con 2 chili in più. Subito sono tornata, sto facendo molto più attenzione alla dieta, tolto gli zuccheri, quelli schifosi, non i zuccheri buoni, perché le verdure sono buonissime, la pasta integrale è buonissima, ma non mi sono mangiato gelato questa settimana, diciamo così, anche se è buonissimo, non è il massimo. Allora, andiamo a scoprire adesso dove bruci più calorie al giorno. È una domanda e fatevi la risposta, vediamo insieme, perché indovinate quante calorie bruci in un giorno. Sto zitto, pensi. Io immagino che hai subito pensato al movimento, vero? Però la calcola delle calorie giornaliere è soltanto rappresentata dal 20% in movimento. Gli altri fattori sono la tua età, la grandezza del tuo corpo, l'orato metabolico, se sei maschio, se sei femmina, ma tra questi, quale consumi di più al giorno? Ed è il metabolismo basale, ok? 70% del consumo calorico al giorno è grazie al metabolismo basale. Ma come si misura questo metabolismo basale? A riposo non stai muovendo, a digiuno non stai digerendo, in luogo temperato non stai producendo calore per il tuo corpo. Il metabolismo basale rappresenta i consumi legati agli organi e processi vitali, e loro, a prescindere dal movimento, per esempio 300 calorie al giorno è bruciato dal tuo cervello. Il metabolismo basale rallenta con l'età, ma il movimento, che rappresenta solo 20%, matematicamente è impossibilitata a superare quei 70, cioè 70-20 è una questione matematica, man mano che scema il 70%,
non sarai in grado di compensare 100% a quella perdita. Siete mai stati in palestra? Avete le vostre smartwatch, state là, pedalate, saltate, arrobicate, funzionalate, e ti guardi il tuo orologio e dici: ah, hai bruciato 280 calorie, 350 calorie. Ricordate che quando lo guardate poi su una bicicletta o su un tapis roulant di sala, di solito se non hai un cardiofrequenzimetro reale, tarato sul tuo peso, età, sesso e tanti altri fattori, e non sta guardando il tuo di cuore, il calcolo sarà non approssimativa di più. Ok? Così quando, no, secondo me, cioè, puoi anche mettere uno per fare vedere, ma metti un tapis roulant a correre. E a funzionare, scendi da tapis roulant e guardare il calcolo delle calorie, e lui lo fa da solo. Detto questo, comunque 300 calorie, 400 calorie, sul trampolino possiamo arrivare a 600 calorie un'ora, ma comunque è un pasto principale, perché se noi mangiamo un hamburger siamo già a 450 calorie, se mangiamo un etto di pane siamo a 400 calorie, se mangiamo la pasta siamo a 400 calorie come non nulla. Allora, molte persone si fissano con questo calcolo, ma io dico: un calcolo sì, è importante, ma non è il calcolo che dovresti guardare la salute del tuo metabolismo basale, perché il metabolismo basale è quello che tiene le cellule giovani, antiossidanti. Caffè verde è un antiossidante potentissimo, è l'antiossidante più consumato dagli americani, è il caffè. E caffè verde aumenta il metabolismo, ma è un antiossidante. Un antiossidante protegge l'invecchiamento cellulare. Una cellula giovane è più attiva di una cellula senescent, che vuol dire vecchio. E questa è una cosa molto importante. L'altra cosa da proteggere assolutamente per aumentare questo nostro metabolismo è la microbioma. La microbioma ha bisogno di essere protetto, e non c'è nulla meglio di Melis Slim per questo. È probioactive e Curcumax. Curcumax, ragazzi, è per l'apparato digerente e per funzione epatica. Qual è l'organo più brucia grassi del corpo? E di nuovo avete pensato ai muscoli? No, magari i muscoli in movimento. Ma in uno stato, quando noi facciamo la rata metabolica basale, sono le funzioni di sopravvivenza a prescindere di termogenesi, digestione e movimento. Perché te la misurano mentre sei fermo, a digiuno da 12 ore, che non stai digerendo, e un luogo temperato, a temperature del corpo, così non ti stai né sudando per raffreddarti, né riscaldandoti per produrre calore. Così se in base, si dice omeostasi. Allora, quando noi parliamo allora, in quel stato omeostatico, sono ferma, l'organo più, o il sistema più brucia grassi, il fegato, perché il fegato è quello che produce il glucagone, interagisce con i livelli di insulina, di capire quanto grasso va a depositare. In più la bile aiuta a scendere i grassi nell'intestino. Per esempio, se tu prendi Curcumax oggi, che è una cosa molto molto potente, la Curcumax è molto potente perché la Curcumax aiuta a far scendere nelle viscere la bile, perché aiuta proprio il fegato a funzionare al meglio. La bile scende i grassi, il giorno dopo noterete le consistenze devo dire, le feci, è un po' più lineare. Perché non è una purga, non è un lassativo, assolutamente. Semplicemente noti che si stanno emulsionando al meglio i grassi, magari dalla mia digestione, aiutandomi ad andare meglio a bagno. L'altra cosa di Curcumax è un neuroprotettivo, cioè aiuta le cellule da tutto il corpo, incluso quelle del cervello, e questo ci aiuta a proteggere la neurogenesi. La neurogenesi è una produzione endogene, giornaliero, delle nuovi neuroni per proteggere il cervello dall'Alzheimer's, magari no, aspetta, non è che questo è un anti-Alzheimer's, però ricordate sempre che noi, quando proteggiamo il corpo, ci stiamo anche pensando fra 20 anni, fra 30 anni. Quello che faccio oggi è come una salvadanaio, che faccio sì che il mio corpo rimane una discoteca e non una prigione, perché arrivare a 100 anni ma non avere il senno per me non è una grandissima successo. Ma andiamo a ascoltare una ragazza che si chiama Laura,
e la salute, tra l'altro, che prima l'ho visto, non so se è ancora in ascolto. Laura, ti faccio vedere la tua testimonianza di Curcumax. Salve a tutti, vorrei parlarvi di un integratore che sto assumendo da qualche tempo di nome Curcumax. È un integratore che fa parte della linea del metodo Jill Cooper ed è a base di curcuma, pepe nero e zenzero, quindi un integratore naturale. Da quanto tempo usi Curcumax? Uso Curcumax da circa un mese e mezzo, sono a metà della seconda confezione. Dopo quanto tempo hai notato benefici? Ho notato benefici dopo un paio di settimane dall'inizio della prima confezione e mi sono resa conto che stava funzionando per il fatto che lo stavo assumendo in concomitanza con l'arrivo del mio ciclo. È un periodo in cui mi sento molto molto gonfia, mentre in questo caso mi sono sentita molto meno appesantita, la pancia più piatta e una sensazione meno fastidiosa rispetto ai mesi precedenti. Hai notato altri miglioramenti? Io soffro anche moltissimo di problemi digestivi, di intolleranze e quindi spesso dopo i pasti soffro di digestione molto lenta. Grazie. Allora, vedi, digestione, disturbi, perché comunque curcuma è aiuta a ridurre l'infiammazione nel corpo. Altri live avete visto quanto è importante di ridurre l'infiammazione nel corpo, perché infiammazione rallenta a lungo andare la tiroide e il nostro metabolismo. Ok, così se riesco a sfiammare, lenire, rilassare il corpo, un altro modo per rilassare il corpo è Ganoderma. E lui è per il sistema parasimpatico nervoso, per il sistema immunitario, aiuta a rilassare questa aggressività del nostro sistema immunitario. Rilassando l'infiammazione nel corpo, aiutiamo a ridurre un'eccessiva produzione del cortisolo, che aiuta a innalzare la TSH, l'ormone della tiroide, è inversamente correlato al cortisolo, ok? Più cortisolo, meno metabolismo. Meno cortisolo, più metabolismo. Più cortisolo, meno metabolismo. Perché sono proprio correlati, perché io non posso digerire se sto scappando, lottando, perché sono in lotta, ok? Perché si chiama lotti e fuggi, ok? Fight or flight, rest and digest. Sono due switch del nostro corpo, perché il nostro corpo non ha tante zone grigie, o fa una cosa o fa un altro. Però voglio farvi ritornare un attimo su Cathy Verde, perché io ti faccio sentire due signore di più di 70 anni. E è importante questo fatto, perché quando parliamo di metabolismo, ti ho detto, non mi piacciono le cose che fanno a posto tuo il metabolismo, perché non funziona, in minuto lo togli, di solito ci sono l'effetto yo-yo molto notevole. Però dando sostegno al metabolismo, guarda che è successo, perché se io sostengo il metabolismo a 70 anni, che noi avremmo pensato tutti quanti fosse totalmente addormentato nel bosco, guarda che è successo. Prima si va. E volevo appunto complimentarmi. Grazie. Con la signora Gill, perché io con il caffè verde che ho preso il primo, io sono dimagrita a 16 kg. Con il caffè verde? I miei parenti mi prendevano in giro. Ora ha fatto una reclame che stanno prendendo tutti il caffè verde. 77. Cioè non ci credevo, è stata una cosa fuori del normale. Ho iniziato così e poi piano piano invece sono dimagrita 16 kg. Grazie per quello che hai fatto per me, perché comunque il caffè verde ha funzionato alla grande. E non è funzionato soltanto per lei, è funzionato anche per Florinda. Di nuovo, ascoltiamo non quanto ha perso, perché questa è una cosa importante, ma ascoltiamo in quanto tempo ha perso e se ha rimesso i chili. Perché tu, voi, tanti di voi non provate gli integratori perché dite, ma poi se io lo provo e poi quando lo finisco lo dovrò prendere per sempre? La risposta è no. Però la dice meglio Florinda, ascoltate. Poi sto prendendo ancora il caffè verde, uh-huh. E la carnitina e un po' di cose. Beh, guarda che da quando le ho prepresi io sono calata di 30 kg. Poi non sono più aumentata di un netto. Sai cosa vuol dire? Io ho perso 30 kg ma non sono più aumentata di un netto.
In un anno. Sono quasi 2 anni e mezzo. Io continuo il mantenimento, sì, continuo il mantenimento e mangio e sto bene. Uguale, non ho più niente, non ho più neanche un etto, non è aumentato neanche un etto. L'ultima domanda, Florina, quanti anni hai? 77. Non ho preso un etto, non ho ripreso un etto, non ho cambiato niente. Ha cambiato qualcosa, Florinda? Ha cambiato il metabolismo basale, grazie al caffè verde e non solo, anche le garcine cambogia e la carnitina, o forse non garcine cambogia, carnitina e le carnitine, ma sono i potenziatori di metabolismo. Volere e potere, il corpo risponde sempre e quello che regala sempre è la costanza. Se volete costantemente migliorare il corpo, lo puoi, e non solo, vedrai che migliora. Io sono totalmente struccato con una maschera, non ho trucco addosso in questo momento, mi sono lavata la faccia di fronte a voi, ho messo una maschera di fronte a voi, ho 52 anni, appena compiuti ad agosto. E se sono così è perché tutti i santi giorni faccio qualcosa per il mio benessere. Non è che casuale che sto così con una pelle abbastanza liscia per la mia età, abbastanza in forma. Allora, voglio farvi l'ultimo contributo, vi faccio vedere, è il Derma Roller, perché abbiamo parlato del Derma Roller prima. Derma Roller lo trovi sul mio sito, lo consiglio di cambiarlo circa ogni 4 mesi, perché comunque gli aghi vanno... cioè, è vero che sono titani e tutt'altro, ma quando cominci a vedere che lascia più rossore del solito è il momento di cambiare, un po' come un rasoio, no? Il rasoio mentre è affilato è perfetto, quando comincia a essere meno affilato lo dobbiamo cambiare. Ma ti faccio vedere questo video velocizzato, così vedete come utilizzare solo di notte, una volta a settimana, magari 2 volte a settimana nella prima mese se vuoi fare un trattamento d'urto, ma poi va a 1 volta a settimana con Derma Roller. Guardiamolo insieme. E Derma Roller arriva e dobbiamo sempre ricordare che la dobbiamo disinfettare. Disinfettare è la regola numero 1. 5 minuti in alcol e l'acqua, e poi lo asciughi, lo sciacqui poco a poco in un po' di acqua e lo asciughi, perché così non irritiamo la pelle. La pelle deve essere detersa senza trucco e passi 10 volte per parte, prima in verticale e poi in orizzontale, mentalmente tracciando un grid. E queste grid per provare di toccare tutta la parte della faccia. Non applicare troppa pressione perché non necessita, lo sentirai, non devi essere doloroso, c'è un pizzicotio, ma non dovrebbe essere doloroso. Puoi trattare anche il collo. Il trattamento complessivamente sarà più 5-7 minuti, non insistere, non serve di più perché è abbastanza. Alla fine possiamo applicare un siero tipo bavolinumache, acido ialuronico, proprio per nutrire, perché penetrerà più in profondità tutti i principi attivi che mettiamo dopo il nostro trattamento, e vai a letto e la mattina dopo proseguiamo. Ricordate che ci sono 2 momenti della giornata per fare il nostro beauty routine. Dobbiamo essere più protettivi la mattina, possiamo essere leggermente un po' più trattativo, o non voglio dire aggressivo, perché non devi mai essere aggressivo con la faccia, però sono tutti movimenti che ti aiutano a avere il massimo anche dal vostro volto, o come si dice in Spagna, la cara. Mi piace la cara, oh che bella cara che hai. Vi voglio bene ragazzi, spero che passate una giornata spettacolare, baci baci baci. Ricordate stasera anche su Facebook, un gruppo Un Popolo Che Salta, c'è anche una lezione di Super Jump con la sottoscritta, perché ci siamo tornati ogni mercoledì sera, c'è una mini lezione con me o con i miei insegnanti per farvi divertire con il trampolino. Passate una giornata spettacolare, siete unici. Ciao da Jill.